Maria di Francia, possiamo dire che la sua parrocchia è in assoluto la parrocchia più pro-life di Roma. Lo accogliamo con un grosso applauso. Ma intanto spero che oltre alla mia parrocchia ce ne siano tante altre che siano pro-life. Io volevo dirvi brevemente, anzi, vorrei che con questa marcia per la vita dicessimo a tutti che ci sono tre domande a cui dobbiamo rispondere. La prima domanda è quella che Pilato fa a Gesù: che cos'è la verità? Se avete visto il bellissimo film di Zeffirelli, a quella domanda a cui non c'è risposta, il regista fa un zoom sul volto di Gesù per dire che la verità non solo è lui, ma la verità è sempre una persona che ci sta davanti, è sempre un volto, è sempre un essere umano, è qualcosa di reale che possiamo toccare. La verità non è un'idea, un bambino nel grembo della madre non è un'idea, la verità è che è un essere umano. Invece il mondo, il principe della menzogna, a questa domanda ci fa rispondere che un grumo di cellule è un'idea. Dire invece che un essere umano è la verità, è una persona. La verità è sempre un volto che ci sta davanti. Non è un'idea quell'essere che si muove nel grembo della madre, è una persona. La verità è un volto. La seconda domanda che dobbiamo far risuonare oggi con questa marcia è invece la domanda che Erode fa ai magi. Gli chiede: dov'è questo bambino? Questo bambino che mette in pericolo il suo potere, che mette in pericolo la sua carriera, il suo successo. E allora per salvare la sua carriera, il suo successo, Erode fa uccidere tutti i bambini come lui. La paura, purtroppo, è la risposta a questa seconda domanda di Erode. Allora lo Stato, a volte per paura, quasi sempre, fa leggi ingiuste, che non sono la soluzione. La paura di questa società malata, la paura a volte in cui sono fatte abitare, coltivate le donne, perché io come prete ho ascoltato e ascolto donne ferite dal peccato, ed è una piaga che non si rimargina mai, non è mai una vittoria, non è mai una vita, è una morte che ti porti dentro per sempre. E allora questa legge che uccide non un grumo di cellule, che è una menzogna, ma un essere umano nel grembo della madre, è una legge che è nutrita dalla paura di perdere il controllo sulla propria vita e sul proprio corpo. E infine la terza domanda, quella che ci riguarda tutti adesso, è la domanda che Dio fa a Caino: dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Milioni e milioni di esseri umani che migrano verso il porto della vita lo trovano chiuso. Quelli sì davvero sono porti chiusi, non potranno mai sbarcare nell'esistenza umana. A questa domanda dobbiamo dare una risposta, e questa domanda Dio la fa a ciascuno di noi, la fa oggi e ce la farà alla fine della vita. Ci sono dei silenzi che pesano molto più delle parole, i silenzi di chi lascia uccidere innocenti. Dove sono milioni e milioni di bambini? Dove sono? Ce lo chiederà il Signore alla fine della vita, ce lo chiede anche oggi. Per cui la risposta sicuramente è quella di gridare ogni anno, ma non solo in questo giorno, sempre lì dove viviamo, di far risuonare queste tre domande del Vangelo. Che cos'è la verità? Che cos'è la verità di una gravidanza? È un grumo di cellule, che è un'idea che sta sopra di me, fuori di me, o è una persona che sta dentro di me e vive dentro di me, dentro una donna? Dobbiamo far risuonare la domanda sulle paure. Tante donne purtroppo sono costrette non solo dalla propria paura, ma da chi alimenta le paure delle donne e fa fare ad una donna quello che è più contro natura di ogni cosa: uccidere il frutto del suo grembo.
e vi ripeto, sono ferite che non si rimarginano mai. A chi a volte ha fatto qualche insulto sui social contro di me, l'ho invitato semplicemente a parlare, a farsi una chiacchierata con una donna che ha abortito, per capire che non è un'idea l'aborto, purtroppo anche quella è una persona uccisa per sempre. Ed infine vi invito me stesso, invito ognuno di voi ogni anno ad essere sempre più numerosi, sempre più coraggiosi, per dare la risposta a questa domanda: dov'è tuo fratello? Con questa marcia noi diciamo: mio fratello nel grembo della madre, mio fratello in una clinica, mio fratello sul letto di morte è qui, io sono qui a gridare per chi non ha voce. Questa è la carità, difendere chi non si può difendere. Viva la vita! Grazie Padre Pasquale. Sappiamo purtroppo che ormai da tanti anni, in tante